Tra poco, il Monte d'Oro. Gente, paesaggi, tradizioni e cultura della nostra terra. Monte d'Oro. La prima volta che a Montorio tutte le associazioni si uniscono per un unico obiettivo, quindi significa che la sinergia funziona. Comincia come l'embrione, per la prima volta vedo che c'è stata una sinergia fra diverse associazioni, ma non solo, l'importante è che non erano solo l'associazione di Montorio, ma anche l'associazione delle frazioni, quindi speriamo che questo possa rinvigorire, come possiamo dire, i rapporti tra Montorio e le varie frazioni e rinvigorire soprattutto la crescita sociale del paese. E poi possiamo dire che ci sono i più giovani e i più anziani. È una cosa bellissima vedere questi giovani e anziani insieme a festeggiare e a brindare e a divertirsi senza pensare con tutte queste problematiche che ci sono. Sono momenti di svago che sono fondamentali per poter, come possiamo dire, trovare l'essenza dell'andare avanti, ecco. E
poi lo possiamo definire solamente l'inizio, cioè ne saranno altri in futuro. L'inizio questo, sicuramente, pure noi come Chiostro con la vetrina già abbiamo preso contatti con altre associazioni, Weekend Art, tutte le altre associazioni, con la Prologue, perché è importante, se si comincia a lavorare insieme, questo paese lo facciamo risorgere. E poi in un momento di crisi del genere, che non ci sono più soldi, c'è bisogno di unione. Ecco, adesso ci vogliono le inventive dei ragazzi, dei giovani. Questo è fondamentale, c'è stato questo, per fortuna è arrivato un ricambio generazionale che ha portato una ventata di novità, una ventata anche, visto quello che è accaduto, anche di mentalità diverse di come fare le cose nel paese. Un successo, ma grazie a tutte le associazioni e le Prologue che hanno partecipato, quindi significa la sinergia fa la forza. Assolutamente sì, e il merito è tutto loro. 8 associazioni per la prima volta cooperano in maniera attiva, sinergica, splendida, in pochi giorni, perché l'evento è stato veramente organizzato in pochissimo tempo, c'è stata un'armonia tra di loro che sarà straordinaria. Io credo che il plauso e tutto il merito debba essere rivolto a loro. Bravi, bravi, bravi. Dica la verità, immaginava tutta questa gente? Sì, non me lo immaginavo, perché so quanto impegno le associazioni hanno impiegato per organizzare questo, so quanto coinvolgimento c'è stato, quindi mi aspettavo assolutamente una grande partecipazione di pubblico, come effettivamente è successo. Buonasera. Buonasera. Allora, bella serata a Montorio, fa un po' freddo, però insomma si sta bene. Si sta benissimo. Io devo ringraziare chi ha organizzato questa bella cosa, perché da tanto tempo non si vedeva una piazza così viva, movimentata, per cui complimenti vivissimi veramente a chi ha organizzato. Spero che non si limitino a questa occasione, ma questa cosa venga ripetuta anche per tutta l'estate almeno, ecco. Adesso andiamo nel dettaglio, ma sti sellacchi com'è? Allora, devo dirti la verità, gli sellacchi erano butust. Però, visto il prezzo, erano buonissime. Per cui... E anche il periodo, però. E anche il periodo. Soprattutto accompagnate da un buon vino e da un'ottima carne, quindi va bene così. Bella serata a Montorio. Bellissimo. Uniti si riesce a fare cose di carino. Certo, l'unione fa la forza. Ma per quanto riguarda i sisillacchi, come sono? I sisillacchi. Io non l'ho provato, quindi... Non l'ho provato, quindi... Ma sono buone perché sono fresche, quindi. E per quanto riguarda il vino, invece, vedo che va bene. Ma io sono astemio, quindi. Invece bene. Avete annunciato che quest'anno si rifà la 20ª spaghettata degli Amici della Piazza. Ok, no, possiamo. Questa è l'occasione giusto per dirlo. Il 13, quindi vogliamo anche una collaborazione. Non soltanto dell'associazione, ma soprattutto di Montorio. Sono contentissima che la gente di Montorio ha risposto e sono anche felice perché per la prima volta sul territorio tutte le associazioni si sono unite insieme per fare, diciamo, qualcosa di bello. Tanti giovani che ci hanno aiutato, anche se c'è da dire una cosa, che alla fine... Diciamo così, va. Alla fine hanno lavorato in tanti e il risultato mi auguro che si sia visto. Basta così, perché guarda, sono felicissima e mi auguro che sia un'iniziativa che si possa ripetere in futuro. Quindi buona la prima, si pensa già alla prossima manifestazione. Me lo auguro proprio di tutto cuore. Io spero che tutte le Prologue e tutte le associazioni di Montorio si uniscano con questo periodo che non è bello per nessuno, nelle famiglie, nella società. Spero che questo si ripeta non solo a Montorio, anche itinerante nelle frazioni, perché le frazioni, vuoi non vuoi, si vive un po' poco la vita sociale, perché vuoi non vuoi le iniziative sono sempre meno. Dato che sono un po' esperto di associazionismo e di Prologue, mi aspettavo questo e sono soddisfatto di questa cosa. Avrei preferito più presenza. Spero nel futuro che questa cosa sia di insegnamento per tutti. Quanto impegno c'è nel suonare un vurravur? Tanto, tanto, tanto. Stai sudando? Sì, si vede. Ma il vino com'è? L'avete provato? Buonissimo, buono, buono. Se lo riporti. Ah, te lo devo riportare io? Allora arrivo subito. Grazie. Un parere su questa serata? Abbastanza bello. Ci stai a divertire? Sì. Perché non lo vedi? I sellacchi li provate? Non mi piace. Non ti piacciono i sellacchi? No. Vabbè, quindi è maggior onore che sei qua. Eh sì, eh.
La UFA per forza, aspetta, la domanda devo fare. Dica. Buonasera. Scusa, non si sente? Allora, questa è la festa della favata, no? Sì. Ma queste sellecchie, come sono? È sciapito. Sono sciapite? Sì. Non si sente, non si sente, amore, non si sente. Fischietto. Hai provato a unirti al gruppo? Difficoltà, difficoltà. Vai! È la prima volta che a Montone Pomano tutte le associazioni, ma anche le Proloco, si uniscono per un unico obiettivo, quindi significa che la sinergia funziona. Questo a noi della Proloco ci fa piacere perché da tempo puntiamo a aggregare più associazioni possibili, quindi abbiamo colto l'occasione. Spero che nel futuro ci siano anche iniziative come queste e spero che la Proloco possa aggregare anche vari presidenti delle associazioni in modo tale da fare una sinergia utile per Montorio Alvomano. E posso annunciare che la Proloco organizzerà nel mese di giugno, il 23 giugno, la terza edizione del Palio della Conga. Quindi invito anche altre associazioni che non sono presenti questa sera a contattarci e insieme possiamo creare qualcosa di buono per Montorio. La piazza è il mio luogo dove vivo normalmente, ma bisogna fare i complimenti a chi l'ha organizzata, all'amministrazione, perché questo è un segnale che dobbiamo dare a tutti i montoriesi, me comprese, che insieme possiamo risollevare le sorti di questo paese. Ci vuole un po' di buona volontà, di non soffrire di gelosia da una Proloco, da un'associazione, da tutti quelli che vogliono lavorare. Insieme ce la possiamo fare. Poi considerato che ci sono associazioni giovanissime che si sono subito messe all'opera per aiutare le altre. Ma questo è fondamentale per voi ragazzi, perché sei un ragazzo quello che mi sta intervistando, che l'esperienza di qualche amico mio che ha qualche anno in più è comunicarvi quello che abbiamo fatto noi nel passato, migliorare perché avete le possibilità di migliorare e quindi un in bocca al lupo a tutti. A tutti coloro che vogliono collaborare con le associazioni, senza gelosie l'una dell'altra, ma in sinergia ce la possiamo fare insieme. C'è una bella incisione qui nella sala civica che dice questo: nella concordia le piccole cose crescono, nella discordia anche le cose più grandi deperiscono. Ecco, io penso che questo sia il modo migliore per sottolineare e evidenziare questa bellissima manifestazione. Nella concordia anche le piccole cose, come può essere la fava, è un momento di aggregazione che dà un momento non solo ludico ma anche piacevole e socialità ovviamente per il nostro paese. Quindi... Buonasera. Ecco qua, lo sapevo. Siccome... Allora, ma ti spiego solo, tanto vogliamo sapere, come è Risillacchi? Non li ho mangiati, mi dispiace, hai sbagliato persona. Sono arrivato adesso e ancora non mangio niente. Vabbè, stanno per arrivare, quindi hai provato un vino? Niente, non ho... Sti digiuni, sti. Bravo, sono a dieta. Ho mangiato a casa, sto aspettando di digerire un po', poi ricomincio. Allora, parliamo invece della manifestazione. Con poco, molte associazioni sono riuscite a creare una serata comunque gradevole. Sicuramente, già vedere tutta questa gente in piazza è una cosa bellissima. Poi per gente come noi a cui piace la compagnia penso che sia il massimo, anche se non ho mangiato mi sto divertendo lo stesso. Questa sera qui in duplice veste, però ovviamente il lavoro è tanto per organizzare una cosa del genere, ma soprattutto i soldi sono pochi. Come si fa a fare delle iniziative così belle? Però che riescono. Intanto ci fa piacere che dice che è un'iniziativa bella perché quello che siamo riusciti a fare è mettere la sinergia di più associazioni. Io sono in duplice veste, sto con il consorzio produttori olivicoli Colline del Gran Sasso, in più l'associazione Anima Verde, ma c'è stata una forte sinergia di tante altre associazioni, tipo le Proloco, tipo altre associazioni culturali sul territorio, e tutti insieme, lavorando, mettendoci di nostro, riusciamo a fare qualcosa, spero, di positivo. E ovviamente è un modo pure per promuovere i prodotti locali. Sì, sicuramente, stiamo promuovendo l'olio, promuoviamo la fava, c'è la promozione del pane, che sono tutti prodotti locali. Il pane chiaramente è stato offerto dalle fornerie di Montorio, l'olio l'abbiamo offerto noi del consorzio e la fava l'abbiamo recuperata sul territorio.
Possiamo dire che questo è solamente l'inizio per quanto riguarda le sinergie con tutte le proloco e le associazioni del territorio? Sì, sicuramente l'intenzione è questa. Spero che tutti noi, me compreso, noi compreso, sia l'associazione Anima Verde, sia il consorzio olivicolo Colline del Gran Sasso, lavoreremo sempre di più su questo argomento e sempre meglio. È soltanto una prima esperienza. Sicuramente è una bella manifestazione, diciamo, poi è stata molto accogliente. Sono molto fiero. Dica la verità, si aspettava tutta questa gente? Ti dico la verità, me l'aspettavo perché diciamo l'iniziativa è stata abbastanza sostenuta. Buonasera. Buonasera, buonasera, ben visto. Com'è da queste parti? Sì, si gioca in trasferta questa sera, sì. Vabbè, sì. È un ritorno. È un ritorno, sì, ieri l'assenza, la grande assenza, come potuto vedere. Per quanto riguarda questa manifestazione, cosa trovava? Aspettiamo gli arrosticini con ansia, da circa un'ora. Però le secchie li mangiate? Sì, un po' sì, erano buone, erano buone. Anche se siamo in tardo periodo, quindi va bene. Poi a questi prezzi, insomma, che ci vuoi di più? Il vino, preferite il vino? No, la birra, bella fresca. Il vino era ottimo, ha sbagliato. Guarda, sinceramente non so nemmeno dove si prende, se no l'avrei preso volentieri. Lo vado a prendere io. Aspetti qua? Se ce lo facciamo insieme soltanto. Se no, ok, allora arrivo subito. Va bene. Ciao. L'unione fa la forza, del resto vedevo anche i ragazzi di Weekend Art prima preparare proprio il muro con questa scritta. E riterrei che è un'iniziativa che dà anche un po' il là a quella che può essere l'estate montoriese, che quest'anno più che mai dovrà caratterizzarsi dall'unione delle varie forze, delle varie associazioni presenti sul territorio, che potranno dare un contributo decisivo a che le varie manifestazioni previste si possano realizzare, naturalmente contenendo i costi, vista la difficile situazione economica che tuttora stiamo vivendo. Possiamo dire che questa manifestazione ha aperto il cartellone degli eventi estivi? Ma direi proprio di sì. Siamo stasera al 18 maggio, nonostante il clima sia ancora abbastanza rigido, però da un punto di vista proprio temporale siamo davvero alle porte dell'estate. Quindi con questa manifestazione possiamo dire che proprio Montorio inizia a dare il via ai festeggiamenti estivi. Seguiranno, come i telespettatori sanno, tante altre iniziative. E il mese di giugno in particolare sarà molto ricco e culminerà con l'iniziativa di Weekend Art dal 28 al 30 giugno, e questa è anche un'occasione propizia per segnalare a tutti. Sarà davvero una 3 giorni importantissima che porterà tanta gente sul territorio comunale. Stasera credo che sia comunque una situazione venuta bene. Noi abbiamo dato il nostro apporto, perché tra i vari aspetti della nostra associazione è quello di credere nell'interazione con le altre associazioni e di sviluppare anche, diciamo, una sorta di dialogo con le altre associazioni e con la cittadinanza. Noi vogliamo in qualche modo realizzare questa sorta di unione tra le varie associazioni, quindi stasera in qualche modo ci troviamo all'interno di una situazione che ci va a genio. E poi comunque Weekend Art questa sera sta creando un qualcosa, un murales, che cosa sta a significare? Innanzitutto noi siamo in questa manifestazione in diversi aspetti, siamo inseriti sia con una nostra associata che fa delle foto che vengono riproposte sul video wall su quello che accade poi durante la serata. Abbiamo la possibilità invece alle nostre spalle di realizzare un murales dove noi lanciamo il nostro messaggio, ovvero l'unione fa la forza, l'abbiamo scritto in inglese per diciamo, facilitare il compito artistico, perché a livello, diciamo, visivo è più funzionale, ma al di là di questo è il messaggio che vogliamo lanciare, che è importante, ovvero che l'unione fa la forza, e quella di stasera, la manifestazione di stasera dimostra che è possibile e speriamo che anche in futuro possa essere realizzata. Lei questa sera si è occupato di fare cose esattamente? Mangiare come hanno mangiato gli altri e bevuto soprattutto. Siamo contentissimi di aver partecipato, di aver dato una mano a questa bella manifestazione. È l'inizio, mi auguro, di tante altre belle manifestazioni insieme, per far crescere un attimino il settore spettacoli, il settore associazioni,
unirci e muoverci un attimino tutti insieme, tutto qua. Possiamo definire buona la prima, si pensa al futuro? Sicuramente, già stiamo pensando ad altre manifestazioni, sicuramente. Bellissima, bellissima serata, complimenti a voi. Bravissimo. Provate le sellecchie o se solo direttato con il vino? Vino? Solo sellecchie, solo sellecchie. Forse, non so se è la prima volta, però associazioni diverse si sono messe insieme per realizzare un qualcosa di simpatico in una serata. Questo può essere di buon auspicio per il futuro. Ottimo auspicio, non buono, ottimo. Perché se si fondono le associazioni per far progredire Montorio è tutto di guadagnato. Montorio c'è uno sbocco soltanto, il turismo. Se lo capiamo, forse Montorio vivrà, se no è destinato a morire. Buonasera. Sera. Come mai da queste parti? Ci sta la favata. Ci mangiamo due chicchi di fava. Ma già l'ha provata? No, ancora no, adesso. Quindi sta aspettando, ha provato un po' di vino quindi nel frattempo. Ancora niente. Quindi ancora nulla. Però vabbè, al di là di questo, manifestazione come l'ha trovata? No, sempre, basta che si fa qualcosa, va sempre bene. Allora, una serata dove diverse associazioni si uniscono per creare un evento. Sicuramente è una cosa positiva per Montorio. Sicuramente è una cosa positiva perché si cominciano a rivedere delle persone e della luce negli occhi degli abitanti di Montorio che fino a poco tempo fa era sparita. Andando nel dettaglio, ha mangiato le fave? Sto provando ad andare a mangiare, però ancora non ci riesco perché incontrando delle persone mi fermo a chiacchierare. Goccetto di vino? Goccetto di vino ce lo facciamo, speriamo di rimanere sobri. Vabbè, questo poi dipende da lei. Speriamo. Bellissima manifestazione, ottima riuscita, bravi ragazzi, ci piace. E tu lo sai, noi partecipiamo sempre. Le sellecchie la provate? Come no, buonissime, tutto abbiamo provato. Buono. Mi dicono che il vino non è male. Buonissimo, il vino novello, 30. Non lo so se è novello, però è buonissimo, non me ne intendo. Non può essere novello. Non può essere novello, però è buono lo stesso. Però al di là di questo, voglio dire, il fatto che comunque molte associazioni siano unite per creare questa situazione è positivo per Montorio. Esatto, sì, questa è una situazione bellissima. E la riuscita infatti si vede, buona, complimenti. Rientriamo un attimo. Ma quanto impegno c'è in questa manifestazione? Beh, un po' di impegno c'è perché bisogna pure dargli il suo spago, quindi ci devi perdere un po' di tempo per far conoscere il nostro prodotto orgogliosamente per tutto il nostro Abruzzo, insomma. Al di là di questo, comunque anche voi avete partecipato, quindi goccetto di vino siete fatti. Per forza, sennò che facciamo? Allora che... Anch'io ho avuto modo di provarlo, non è male. Non è male, non è male, né il vino, né l'olio, né la fava, è buona tutte cose. Diciamo che possiamo essere contenti così. Con pochissimi soldi si è riuscito a organizzare una cosa importante per dar vita a un paese che c'è chi si lamenta, che a volte si fa troppo poco. Diciamo quasi a costo zero, con la volontà, la voglia di fare qualche incontro, l'amico, insomma, dai, facciamo questa cosa insieme. E si è riuscito a fare qualcosa di bello, credo. Poi le associazioni, cioè, sono associazioni giovanissime con quelle più antiche del territorio, significa comunque che c'è la voglia di stare insieme. Sì, io ne approfitto infatti per ringraziare soprattutto tutto lo staff, diciamo l'ossatura degli amici della piazza, che sono un'associazione presente sul territorio da tantissimo tempo e che mi hanno dato a me ed altri la possibilità di continuare questa avventura per raccogliere fondi per finanziare la ricerca del cancro, per finanziare i soldi all'AIRC, e quindi speriamo che la cosa va avanti, insomma, ci diamo da fare. Il Monte d'Oro.
Il Monte d'Oro. Gente, paesaggi, tradizioni e cultura della nostra terra.
Monte d'Oro. Vi dà appuntamento alla prossima settimana.